Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi continuiamo la serie tra le differenze e la recensione delle fate base Magic Wings e la fata Charmix. Questa è la penultima ed è stato il turno di Flora perché da quel che ho visto fino adesso ha vinto lei con i voti. Quindi la prossima sarà Aisha. Colgo un secondino di tempo per dirvi che il rossetto che indosso è quello di Primark che vi ho fatto vedere nell'haul di Primark, magari vi lascio il link qui e ve lo consiglio assolutamente, è questo qui, me lo faccio rivedere, c'è 4 euro regà ed è veramente bellissimo. Tiene tantissimo, è no transfer per quello che posso vedere fino adesso perché mi sono provata a baciare dappertutto e non è rimasto. Non so quanto tenga nel mangiare, però mi sembra buono. Poi per 4 euro assolutamente. E questo è uno dei vestitini che ho preso da Polly Boutique, sempre sul video haul di prima. Questo è l'abito day, come vi dicevo è un po' scolatino qua, si vede un po' la tenuta. È veramente stupendo, quindi aperta e chiusa parentesi, questo andava detto. E niente ragazzi, adesso passiamo alle cose serie e andiamo a vedere nel dettaglio le bambole. Iniziamo dalla fata base, Magic Wings in scatola, ecco come si presenta la bambola. Specifico che la mia ha le bretelline rovinate, questa specie di materiale, diciamo una specie di silicone, plastica molto fina e purtroppo con il tempo tende a deteriorarsi. Questa bambola poi deriva da una sorta di magazzino estero cinese e non so perché qualsiasi vestito con queste bretelline qua, non solo fata base e quant'altro, anche trendy, purtroppo le bretelline si sono sempre rovinate in questo modo. Però la bambola è comunque stupenda. Andiamo a vedere sempre meglio la scatola. Qui c'è il solito foglietto pubblicitario che, ragazzi, se volete vedere l'interno, questa volta ve l'ho fatti vedere nel video di Tecna, vi lascio il link qui su. Questo è l'artwork di Flora e qui c'è sempre il nome da notare, i fiorellini bellissima, e il retro è sempre lo stesso delle altre. Qui c'è una sorta di firma con la data sopra perché appunto questa dovrebbe essere una sorta di prototipo o comunque lancio di queste serie di bambole. Infatti c'è scritto 7 0707, sembra sempre 04, quindi 7 luglio del 2004. E infatti questa è una bambola del 2004. Io ci tengo sempre a specificare gli anni delle bambole perché ci sono tantissime ristampe delle Winx, soprattutto nel 2005 che appunto poi viene lanciata Aisha. Ad esempio tutte le fate le hanno rifatte con scatola appunto con scritto 2005 sopra e appunto dietro nella scatola compare anche Aisha. Quindi ci tengo particolarmente a specificarvi sempre l'anno, questa è la prima edizione. Adesso la andiamo a vedere fuori dalla scatola. Ecco come si presenta la bambola fuori dalla scatola. Inutile a dirvelo, raga, è stupenda. Partiamo dal viso, facciamo un bello zoom al trucco. Ha due ombretti diversi come tutte le altre Winx, ha un verde chiaro e qua un verde che sembra quasi sul giallo dorato, molto particolare come colore. E le labbra sono rosa, con contorno che tende un po' più sul fucsia. Torniamo alla normalità. Oddio. Ha la collana con un fiorellino di tessuto qui e ci tengo a specificare che la collana continua fino a dietro, cioè ha un micro spazietto qui dietro. Purtroppo la maggior parte di collane di Flora che si trovano su internet, anche sulle bambole, sono rotte e appunto mancano pezzi di plastica. La distanza deve essere veramente pochissima tra un pezzo e l'altro. Se le trovate più piccole vuol dire che sono rotte. Poi il vestito è un vestito intero con due colori di fucsia, rosa insomma, qui tende
tende più sul fucsia che il rosa, è un rosa chiaro, e la gonna qui ha un mini pezzetto di plastica come per non farla aprire troppo perché sarebbe spaccata molto di più, e sotto ha una sorta di mutanda rosa. I guanti sono rimovibili e sono in tessuto, e le scarpe sono a stivaletto, sono praticamente identici a quelli di Bloom, solo che ovviamente cambia di colore. Tornando al viso, i capelli sono abbastanza lunghi, più o meno come quelli di Bloom, tendono sul biondo, biondo naturale, molto belli, mentre per quanto riguarda i ciuffetti che ha davanti è più un biondo chiaro, proprio sul giallo quasi tende, quindi c'è questa differenza tra i ciuffetti e i capelli dietro. Non so perché mi si sta sfaldando questo ciuffo, quindi ha un po' i capelli che ci vanno in testa, e le ali sono come sempre removibili. Questa qui non ha il problema delle spalline, non si è rovinato il materiale, e appunto, come vi dicevo, è tipo silicone, qualcosa di molto morbido. E la mia ha addirittura gli elastici che le tengono ancora la collana, praticamente come appena deboxata. E adesso passiamo alla Fada Charmix in scatola. Ecco come si presenta la Fada Charmix in scatola. Non so perché Flora tende a guardare tutta di qua, ma appunto essendo bambole da gioco, insomma, è normale che capiti che le bambole guardano un po' dove pare. È stupenda, ragazzi, ve lo dico. Qui al solito cartoncino come le altre Fada Charmix, e nel cartoncino ci sono la spilla della trasformazione e la borsetta. Qui c'è il solito foglietto pubblicitario, che qui si vede un po' di meno. Se volete vedere l'interno, vi ricordo sempre che c'è il video di Tecna dove li faccio vedere. Questo è l'artwork che hanno scelto per la Fada Charmix, che è uno dei miei preferiti, veramente stupenda. E qui c'è sempre il nome. Eccola qui. Il retro è sempre lo stesso delle altre, e qui appunto troviamo Aisha già, perché questa è una bambola del 2006. Adesso la andiamo a vedere aperta, ed ecco come si presenta la bambola fuori dalla scatola. È bellissima e super sbrilluccicosa come tutte le Charmix, me l'abbiamo già visto. Facciamo lo zoom al viso e vediamo bene il trucco. Ovviamente tutto sbrilluccicoso, e ha come sempre due ombretti sfumati, e le labbra sono uguali alla Fada praticamente, solo che è piena di brillantini. Torniamo di nuovo alla normalità. La collana è uguale alla Fada base, non cambia niente, e anche il vestito è pressoché uguale, forse ha proprio dei dettaglini leggermente diversi, ma è veramente impossibile capirli. Ha sempre lo spacco qui, però qui mi si è tolto il pezzetto di plastica, infatti vedete la gonna si apre molto più facilmente, e sotto ha la solita mutandina. Qui sul vestito appunto va messa la spilla della trasformazione Charmix, bellissima, e la spallina a questa bambola purtroppo mi si sono rotte, perché appunto si erano sempre deteriorate in quel modo come la Fada base in scatola. La borsetta Charmix è questa qui, e mi piace tantissimo perché le linee che vedete qui è come se andassero a riprodurre una sorta di rosa, appunto essendo lei la fata della natura, i fiori ci azzeccano molto con lei. I guanti lei non li ha in tessuto, ma li ha praticamente come Bloom stampati sul braccio, e tutti quanti sbrilluccicosi. Le scarpe sono come la Fada base, però appunto sono pieni di glitter. Stessa cosa per le ali, sono come la Fada base, però sono tutte sbrilluccicose. Anche loro ovviamente sono removibili sempre con velcro, non ve lo apro perché poi ho sempre paura a rimetterlo. Per quanto riguarda invece i capelli, lei li ha leggermente più lunghi rispetto alla Fada base,
però il colore direi che è identico e anche la differenza tra i ciuffetti appunto e i capelli di dietro. Oddio, la borsetta sta andando dove gli pare. E niente, adesso le andiamo a vedere insieme per vedere meglio le differenze. Ed eccole qui tutte e due insieme, inutile dire che sono bellissime. Ovviamente, oltre al fatto che sbrilluccicano, che quella è sicuramente la differenza più grande, possiamo notare sicuramente i guanti, che la fada base li ha in tessuto e lei no. Ovviamente gli accessori in più, appunto spilla e borsa della trasformazione Charmix. Il vestito, come vi ho detto, sembra veramente uguale, forse questo è meno sbrilluccicoso, ma può essere anche per un fatto che è stata un po' più usata. E i capelli sembrano più lunghi, sì, direi proprio che lo sono, come potete vedere. E forse sono anche un po' più chiari, no, forse è la luce che fa così. E niente, sono stupende. Che poi Flora era il mio personaggio preferito in adolescenza, insomma, quando ero piccola. Però poi, rivedendo anni fa le Winx, tipo 4 anni fa, mi sono proprio resa conto che amo alla follia Stella. Cioè, nel senso, mi sono sempre vista come un mix tra Flora e Stella, però ormai sono proprio Stella al 100%. E adesso le andiamo a vedere tutte insieme in scatola e aperte. Ed eccole qui tutte insieme. Mi scuso se vedete una sorta di ombra sulle scatole, ma è la ventola del ventilatore sopra al soffitto. Ma si muore, regà, cioè non si può registrare senza un minimo di ventilatore. E se ve lo dico io che odio ste cose, vuol dire che è vero. Comunque il video finisce qui. Mi raccomando, fatemi sapere invece qual è la vostra Winx preferita. Io vi ripeto, la mia è Stella. E ci vediamo al prossimo video, e sicuramente sarà Aisha la prossima, il prossimo confronto tra Fada Base e Fada Charmix, perché appunto è rimasta solo lei. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale.